orchestra andavamo addirittura andammo giù, quindi ogni mese in Sicilia a suonare, gli incontri a Bizzeffe, e poi andammo al Piper a Roma addirittura, al Piper, sì, al Piper. 15 giorni con i Rocks c'erano, sì, proprio il Piper nel periodo d'oro. Poi dopo 8-9 mesi, frequentando il Bar Italia, proprio un giorno mi ricordo Corrado mi disse: vuoi venire a suonare i Nomadi? Ho detto sì, va bene. Allora sì, ho mollato il gruppo che c'avevo, sempre buoni rapporti, perché è logico, sì, non è che c'era. E abbiamo cominciato a fare delle prove per diversi mesi giù a Novellara. Ho avuto occasione di vederli quando avevo 13 anni che facevano le foto per l'LP Un figlio di fi no, noi non ci saremo, per quando noi non ci saremo, un album bellissimo. Mi ricordo che li vidi con questa Ford Escort, avevo una Ford verde, e andai verso di loro per chiedergli autografo. Avevo avuto 13 anni, perché loro avevano tutti 7 anni in più di me. Io quando avevo 18 anni loro ne avevano 25. Ma questo me lo ricordo proprio come se fosse. E appunto il segno del destino ha voluto che entrassi con loro. Insomma, abbiamo cominciato a fare delle prove, perché noi a quel tempo facevamo, il repertorio era diviso in due parti. C'era, siccome in Europa in quel periodo c'era l'onda progressive, c'erano gli Yes, i Led Zeppelin, c'erano i Genesis. Loro, insomma, diciamo, in questo periodo loro erano un po' fermi ancora agli anni 60, ma un po' tutto l'ambiente musicale era fermo in quel periodo. Allora, insomma, ci voleva una spinta nuova, una innovazione. Allora cominciamo a preparare delle cose un po' copiate, un po' arrangiate da noi sulla falsariga dei Genesis, cioè arrangiavamo dei pezzi, e lo spettacolo era diviso in due parti: c'era la prima parte arrangiata con tutte queste cose nuove, la seconda parte invece dei vecchi brani loro riproposti, insomma, Conosciuto in chiave, tutto. esatto. Poi con Sun Vincent, insomma, arrivammo primi, no, in finale, cioè arrivammo in semifinale, poi arrivò qualcun altro, però siccome vendette un sacco di copie, questo Io Vagabondo, loro decisero, insomma, di ritornare sulle vecchie orme, insomma, riproporre, insomma, i loro programmi, il loro repertorio. Allora lì, insomma, ci dividemmo dopo 9 mesi, insomma, ognuno. Io ripresi poi a fare orchestrale, insomma, poi ebbi occasioni, insomma, di suonare con degli altri, ecco. Poi ci siamo rivisti, ci abbiamo registrato durante il Ah, periodo. avete litigato? Ha litigato, insomma, sì, c'erano delle idee un po'. Sì, c'era un po' di frizione, come posso dire, c'era. Insomma, non eravamo allineati al 100%, insomma, diciamo all'80, al 60, via. Allora sì, c'era qualche discussione, vabbè, ognuno prende la sua strada. Poi eri molto giovane, 18 anni, cioè non è che dicevi: Dio, perdo questo lavoro, sono rovinato, no? C'erano delle porte, almeno nella tua testa c'erano delle porte aperte. Durante, sì, a Saint Vincent ho incontrato un bel po', mi ricordo Maurizio De Nudada, Peppino Di Capri, Albano, addirittura siamo andati a casa sua con Corrado, perché Corrado conosceva mezzo mondo, Alan Sorrenti, addirittura, che ho frequentato anche per un certo periodo, mi chiese appunto di andare a suonare con lui, solo che io avevo in testa i miei pezzi, gli ho detto: ma adesso non c'ho tempo. Prima di andare con i Nomadi mi avevano chiamato l'equipe, andai su là in via Bodoni, credo, solo che ero troppo giovane, non ero ancora pronto, cioè suonavo già, però non ero ancora, diciamo, non avevo ancora la materia in mano, per cui si risolse tutto come così, una visita e basta. Era appunto quel posto dove dormì Jimi Hendrix, addirittura a casa loro, sì, via Bodoni, non mi ricordo. È vero, Nelly ha raccontato di Sì, questa cosa, Jimi Hendrix, infatti a sì, a Londra. casa sua, sì, è vero, è vero. Infatti io me lo ricordo, vi ricordo lì al Bar Italia quando aprirono l'Equipe Bazar, vendevano Sì, delle forse giacche, là. era una boutique. Bellissimo, c'erano delle giacche che costavano 48.000 lire, cioè che erano tipo, non so, 900 euro, beh, per dire. Però erano dei simboli, c'erano delle giacche quasi irraggiungibili per dei ragazzini come noi. Io avevo una Gibson, che una diavoletto, la SG, che mi portò da New York Franco Ceccarelli, che ce l'ho nelle mie foto. Però purtroppo l'ho venduta perché
una sera quando suonavo con Jimmy James Browning, non so se te lo ricordi, era quel un uomo di colore, sì, un tipo di colore che abitava a Modena e era un cantante.